Presidente Marini, finalmente Terni e Perugia sono di nuovo collegate. Beh, è un investimento importante che Umbria Mobilità è riuscita a fare con sue risorse più una parte della regione, un investimento complessivo di 3 milioni di euro per ripristinare il collegamento, mettere in sicurezza la galleria, fare tutte quelle opere di adeguamento del tratto ferroviario che era a rischio e che ne impediva la percorrenza. È un primo concreto impegno che abbiamo realizzato insieme a quello che stiamo affrontando per ripristinare anche la parte ferroviaria dell'Alta Umbria. Ecco, però invece in prospettiva voi ci puntate molto sull'adeguamento della Ferrovia Centrale Umbra, no? Ci crediamo così tanto che il gruppo Ferrovie dello Stato e con il Ministero dei Trasporti abbiamo aperto un confronto per arrivare alla concessione dell'infrastruttura dell'ex FCU, che è l'infrastruttura ferroviaria di proprietà della regione. La concederemo, stiamo definendo gli accordi per la concessione con Rete Ferroviaria Italiana per affrontare un investimento di medio e lungo periodo che renda, come si dice in termine tecnico, interoperabile la nostra rete anche con la rete di Ferrovie dello Stato. A quel punto credo faremo un grande servizio all'Umbria, ma anche all'accesso a questa regione e ai cittadini che vorranno davvero scegliere la mobilità alternativa rispetto al trasporto privato. Quindi concederete i binari praticamente? Concediamo i binari in cambio anche di un investimento pluriennale che permetterà però anche una gestione unitaria con il gruppo Ferrovie dello Stato, e quindi questo significherà anche più servizi verso Roma, verso il nord della regione, un utilizzo per esempio per i fini turistici della nostra ferrovia, quindi un utilizzo un po' più marcato degli attuali passeggeri che sono principalmente studenti o alcuni dei lavoratori pendolari. Ecco, l'obiettivo naturalmente è anche quello di aumentare il numero dei passeggeri, no? E certo, che attualmente questo è l'obiettivo strategico, che se non affrontiamo il tema delle infrastrutture e di più servizi è difficile rendere appetibile la scelta del treno ai cittadini. Grazie Presidente.